succede qualcosa, forse. Mamma mia, dopo sta camminata che poi ti racconterò, quasi arrivato, è un miraggio. Allora, ce l'ho fatta, sto dentro, non ci è venito a piedi, datemi retta. Allora, ti faccio vedere nel dettaglio una novità che è uscita da poco e un altro bel rasoio che tanto già hai visto da me, grazie a me, no? Allora, la novità di oggi è il dopo barba, eccolo qua, senza alcol, lo vedi, c'è la scritta, e ti posso assicurare che la fragranza è talmente spinta che la senti tranquillamente come se fosse un alcolico. Poi c'è la sezione cura della barba, perché no? E guarda con che fragranze, ne vale poco, eh? Ma la cosa più bella, eccola, stiletto in tre colorazioni differenti. Questo è quello che c'avevo io, questo è il giallo e questo è l'azzurro. Questo è veramente bello, 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 bello. Vi faccio una carrellata di tutto lo stand. Guarda, che spettacolo. E poi un'altra cosa, prima o poi dovrò posto da solo io qua. C'ho proprio l'esigenza. Il Parker Injector. Le faccio vedere bene, così è come se stavi con me. Va lontano, la prospettiva ci serve. Piccolino, dai, piccolino. Ho snasato questi di Ariana Evans. Io credo che ti dico che uno è più buono dell'altro. Devi scusare il riflesso, ma oggi purtroppo è così. Guarda. Oh, c'è anche il mio preferito. Lo so, è quella doppia pancia che resta. Però comunque sia bello, 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 bello spazio di esposizione. Poi là abbiamo Omega, eccola laggiù, e niente, ci vuole pure quest'altro lato dello stand, ci vuole tutto, senza filtri oggi, senza filtri. Ecco qua, quest'altra parte, c'è la linea Castle Fox Taylor, tanta roba per chi conosce. Simpson, saponificio varesino, Evo, Vignoli ha cambiato il packaging, io c'ho ancora quello vecchio. Poi abbiamo Extro. Mattina del 1° maggio, già siamo operativi, cioè, c'è il silenzio, guarda, siamo i primi, guarda, proprio i primi. Oggi vado a cavare una bella sbarbatina. Allora, il cavaliere è oscuro, mi dirigo verso l'altro amico che già ho visto ieri, però ho fatto poco perché qua purtroppo ho cercato di fare una diretta, ma niente, non è venuta, prende male il telefono. Mentre cammino e faccio chilometri, tanti stand ma poca gente, musichette, profumi, tanta roba, braccio che pesa, salite, salite, sono quasi arrivato, mamma mia, 6 chilometri qua ogni volta. Eh sì, ti dovrei dire qualcosa ma non c'ho le parole perché sto cercando di guardare bene dove sta il nostro amico. Se deve camminare, fammelo camminare. Già c'è sta la fila, ti dico solo quello, già c'è la fila. Salutiamo tutti quanti con garbo. Buongiorno caro. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo di nuovo qua il nostro look, come andiamo? Dormito bene questa notte? Bene, bello rilassato, dai. Meno che la sera è andata bene. È una buona cosa perché dopo ho avuto
punto sentire che succederà qualche cosa qui. Tra un po' sì, tra un po' succede veramente qualcosa dell'incredibile, soprattutto. Quando saluto tutti gli altri, quando Paolo sta in fase di operazione. Salutiamo pure il compilatore, può anche mettermi online. Eccolo qua, piacere. Tanti mi hanno chiesto. E per una settimana. Così. Eccolo qua, poi Paoletto che lavora. E tra poco tocca a me. Tocca a me. Come no? Beh, te li trovi poi in video, perché sto a far video, se per te è un problema. Guarda, sono pregiudicato, non posso fare. Ma è vero che il pennello se mangia il sapone va fatto il trattamento col balsamo? Omega? Sì, no, funziona. Quindi non dico fesserie. No, non dici fesserie. Grazie. Dopo ti devo proporre una cosa. Va bene, ci vediamo dopo. Fuori dal coro. Fuori dal coro. Momento di osservazione, Paolo. Qui abbiamo dei VIP oggi, in corsia. Paolo Barrasso, numero uno, maestro barbiere. E chi abbiamo? Il nostro Luca Di Naro, big influencer, esperto di rasatura. Se vuol dire così. Grazie, benvenuto. Grazie a voi. Adesso ti conciamo per le feste. Ma io la conosco, ma la sbaglio. Paolo, adesso, a parte le battute, Paolo stava iniziando a guardare il viso, l'andatura del pelo. Che non è ancora lavato. Oh, che bello vedere tutta questa gente qui in giro, grazie. Primo panno caldo, giusto Paolo? Certo. Incominciamo a preparare la pelle e il pelo. Il panno caldo aiuta a rilassare innanzitutto, infatti il nostro Luca ha chiuso gli occhi e inizia a godersi il momento. E soprattutto cosa fa? Non ho più voce, mannaggia, scusate. Apre i pori della pelle, li prepara idratando la pelle al successivo stress della lama del rasoio. Ora sì. Intanto Luca si gode il momento. Siamo grandi. Il baffo si taglia? No, grazie. Dai. Quello deve rimanere. Dai, tagliamo. Se arriverò a 100.000 iscritti forse lo faccio. Quanto sei? No, se arriverò mai a 100.000 iscritti forse ci penso. Ok, di ste cose che stanno riprendendo. Sono a 10.000. Ma tanto lo sanno tutti. Quanto sei? Mi sono messo gli occhiali per guardare perché il pelo si è già messo in un'altra posizione, solo con il caldo, no? Ha iniziato ad alzarsi. Paolo si sta preparando e adesso usa un gel prebarba nella fase 1, la fase di preparazione della pelle, dopo il panno caldo. Questo prodotto prepara ulteriormente la pelle, la idrata, aiuta a sollevare i peli e soprattutto avrà un beneficio sullo scorrimento della lama sulla pelle. Paolo massaggia il prodotto in una direzione specifica. E adesso l'utilizzo di un ulteriore panno caldo, lo vogliamo proprio far addormentare, un massaggio per valorizzare e beneficiare al massimo del calore
del panno caldo e della, della sua umidità. Adesso utilizziamo addirittura il beneficio, Paolo l'ha proprio trattato come un regalo, utilizziamo addirittura l'olio per enfatizzare ancora di più, giusto Paolo, il beneficio di preparazione. Siamo tutto nella fase 1, eh? Questa è la sola fase di preparazione della rasatura. Vi ricordo che la rasatura tradizionale italiana ha tre momenti, tre passaggi: la preparazione, tutto quello che state vedendo, la successiva rasatura, adesso la andremo a vedere, e poi la terza fase, l'idratazione e la protezione finale della pelle. Lo sento, fagli l'esperienza della preparazione dei due passaggi con la crema e con l'olio, faglielo dire cosa ne pensa. Sì, esatto, è tutto più morbido, quindi la rasatura sarà molto più morbida, ma soprattutto col mano libera, quindi è il doppio vantaggio, sicurezza del sapore, compresa quella sui passaggi intermedi che ho fatto. Cioè stava enfatizzando, ripeto perché non si è sentito bene, stava enfatizzando il concetto di confortevolezza, avrà una confortevolezza maggiore dovuto dal doppio passaggio, no Luca? Assolutamente sì, assolutamente sì, solo che noi abbiamo sempre messo quantità giusta perché sennò fa l'effetto un po', diciamo. E questo la quantità la conosce il maestro Paolo Barrasso. Adesso è il momento dell'insaponatura, quindi siamo passati alla fase 2 della rasatura tradizionale e Paolo con la tecnica delle due dita utilizza le dita per portare la crema, espanderla su tutto il pennello e con dei movimenti circolari, come vedete, enfatizzati nella zona del mento, inizia ad ammorbidire il viso e il pelo di Luca. Siamo all'inizio della fase 2. Qui lo slang della rasatura del barbiere italiano dice una mezza rasata, una buona insaponata è uguale a una mezza rasata. Adesso un'altra passata. Paolo, stai utilizzando crema da barba Cella rossa all'olio di mandorla, molto lenitiva, e come vedete la schiuma è soffice ma consistente perché deve dare uno strato di scorrevolezza e di protezione alla pelle sottostante. È il momento principale anche lui della preparazione, questo momento e questo beneficio del pennello è insostituibile, non c'è schiuma da barba che possa fare un lavoro del genere. Enfatizziamo, no Luca, la differenza tra la rasatura tradizionale e tutto il resto. La rasatura tradizionale è bagnata, quindi c'è più acqua, quindi più scorrevolezza, più idratazione, più pelo diventa, diciamo, morbido. Della schiuma istantanea che offre secondo me meno scorrevolezza, più facile che il viso rispetto al secondo. L'importante è quello che dicevi tu, la parola, creare una saponata non troppo vaporosa né acquosa, non troppo secca, perché sennò abbiamo l'effetto contrario, facciamo lavorare troppo il rasoio con più passato sul viso per chi ha una pelle troppo sensibile e rischio è l'irritazione al danno. Ecco, io so che Luca ha insistito molto su questo, io sono totalmente d'accordo con lui, cioè l'utilizzo della giusta quantità di crema e di acqua danno e producono una schiuma specifica che non deve essere troppo vaporosa, come ha detto lui, cioè contenere troppa aria, perché sennò il beneficio non è totale.
è giusto? Assolutamente sì, è proprio questo il trucco della rasatura tradizionale, è il prendersi cura di se stessi, poi se lo fa un barbiere. Adesso ti facciamo godere e proverò, perché so che lo posso fare con Paolo, a mettere vicino alla lama il microfono per darvi questa sensazione e questo sound, sentitelo. Aspettiamo, eccolo. Questo è spettacolare, no? Questo rumore qua, che non riesco a farvi apprezzare, è, guardate la mano di Paolo, sicura, precisa, con un angolo preciso, e mentre taglia il pelo produce questo suono, che è unico, spettacolare, si ha solo con la rasatura tradizionale. È un momento di benessere particolare, no? Tutti i sensi sono coinvolti. Il tatto, no? Perché con, Luca lo sente col microfono in mano, e il sound particolare. Dopo glielo chiediamo, adesso non voglio. Luca ci ha detto stamattina che appositamente, ovviamente non si era sbarbato, preparato per questa rasatura, e lui ha una barba abbastanza dura, che infatti abbiamo utilizzato il sapone all'olio di mandorla, che è particolarmente indicato per questo tipo di barba, ma tutta la preparazione che è stata fatta è indice della, infatti vedete com'è già profonda la rasatura, siamo solo al primo passaggio, Qui siamo nel cuore ovviamente della rasatura, il secondo step è la rasatura tradizionale, come dicevamo prima. Non riesco a farvi sentire questo, è come sciare sulla prima pista alla mattina, le lame dello sci che così raffiano il ghiaccio, oppure Luca me l'ha detto prima, è come la puntina delicata, la testina sul giradischi, bellissima, bellissima. Sensazioni che si hanno solo così, se usi la schiuma da barba al mattino, sì, ci metti 2 minuti in meno, ma è tutta un'altra cosa. Lì diventa un dovere, qui è un piacere. Guardate i movimenti del maestro Paolo, lo voglio guardare anch'io, ecco qui, spero di non disturbare nessuno. Ecco, qui siamo nella zona particolare, la zona più difficile, il mento, vedete che rallenta e deve cambiare spesso l'angolazione del mano libera. Lui ha una barba particolare e Paolo sta cercando di identificarne l'andamento del pelo. Adesso cambia ancora, va giù verso il collo. Chi? Facendo sbarbare. Ah, lui è Daniele Mauro. Il nostro Danielone. Ecco, adesso sta rifinendo Paolo. Salendo,
da qui il sound è meraviglioso, dovresti sentire ragazzi. Vuol dire che la lama è affilata al punto giusto, il rasoio addirittura è stato tenuto al caldo perché la lama potesse così valorizzarsi al 100%. Hai fatto il compleanno. Io rovino sempre. Puoi fare il giovanotto, guarda che c'hai tre figli. Dove devo andare ormai? Ormai Vettetti vado. Prima passata. A livello BBS, no, se vedete liscio come il Severino, c'è tanta roba, il rasoio ha lavorato molto bene, ricordiamo che il rasoio a mano libera è meno invasivo rispetto a un rasoio di sicurezza, perché la lama essendo lunga la pressione la sfocia in tutta la sua lunghezza, poi è ben affilato, quindi è stato veramente un piacere, cioè non ho sentito nulla, solo quel rumore è bello, che il sound, il punto è, come ho detto prima a te, è come la puntina del giradischi che solca appunto i vari fori e mette il suono, anche perché quello è il pelo che viene tagliato. La lama essendo full hollow vibra e suona, racconta. C'è tutto questo, qualche minuto in più, ma dietro c'è tutto questo piacere qua. Ma è veramente, la, quando ho sentito quel video però sono rimasto male, sono rimasto proprio male. Picchiettando Paolo, perché li sto mettendo, l'olio da non ulteriormente stressare la pelle e il pelo, così penetra solo, entra dentro al cuore, perché ormai i cuori sono molto aperti, così ha una bella morbidezza ancora di più. Un super trattamento. Siamo colleghi. E adesso partiamo con la seconda insaponata. Quello che stava spiegando Paolo è un ulteriore passaggio che è ovvio. Questo non lo facciamo nel bagno di casa nostra, no? Questo è un super trattamento che si fa dal barbiere, è lo specialista, è il maestro che fa questo. E lo volevo enfatizzare perché nell'incontro tra me e Paolo, ormai da qualche anno, così spesso, sempre più spesso abbiamo avuto l'occasione di parlare della necessità della diffusione e della difesa della cultura della barberia tradizionale, della tecnica della rasatura italiana, famosa in tutto il mondo. E da questi continui dialoghi aperti con Paolo siamo passati alla decisione di aprire un progetto che è quello di cercare di dare una mano a quei ragazzi, a quei barbieri che si vogliono impegnare in questo che è il discorso della rasatura tradizionale italiana, come attraverso una formazione di cui magari parleremo e approfondiremo in futuro. Dopo la seconda insaponata passiamo alla seconda rasata. Questo è il momento del contropelo, quindi per eliminare qualsiasi pelo sulla pelle e arrivare a quella morbidezza della pelle definita anche del culetto da bambino. Ho avuto l'onore di tagliare un po' il baffo, vedi, questo qua l'ho tagliato un pochettino. Vabbè, concesso, dai. Questa volta. Via il baffo, via il baffo.
dalla destra suggeriscono via il baffo, ma Luca no, grazie, ha incrociato gli occhi come per dire un momento, calma, questo non era previsto. Spettacolare quanto è leggero. È leggero in come no, ma poi. Ecco Paolo, sono pochi colpi di. Io uso questa espressione nel senso di colpi perché in mano a lui il rasoio è proprio questo, no? A casa non facciamolo, ragazzi, bisogna avere la capacità di saper gestire come lui in mano il rasoio e avere la giusta angolatura. E se no è pericoloso, eh? In mano a lui sembra un giocattolino, ma non è così. Andiamo sotto, vicino al collo, proprio. Vedete con che cura, con che attenzione, tutta la superficie del pelo, anche sul collo, viene tagliata con una precisione chirurgica. Qua ormai sembra di essere in aeroporto, pensa se diciamo quanto mi danno ci facciamo un po' molto soldi. Complicata, vedete, e quindi i movimenti si fanno più stretti. Per individuare ed eliminare tutto il pelo. Luca inizia a passare la mano sul collo perché la piacevolezza inizia a farsi sentire e vuole anche testare il grado. Adesso un ulteriore panno caldo. Questo è ovviamente per eliminare, diciamo così, quel residuo di grasso del sapone da barba che abbiamo utilizzato e dare la possibilità ancora di un rilassamento e di un massaggio finale nelle parti dove è avvenuto la rasatura. Ecco qua. Quella un po' mancata. Adesso Paolo passa a una sua tecnica personalissima, cioè l'utilizzo del talco per dare beneficio alla pelle, iniziare. È chiuso. Qui iniziamo a introdurci nel terzo momento della rasatura, importantissimo. Abbiamo finito la rasatura e dobbiamo fare sollievo. Io l'ho fatto perché per levare poi la forza dell'after, lo smorzo. Oh, che bella domanda Paolo, scusa. Vabbè, aspetta, passo di qui. Perché il talco con la mano e non con il pennello? Perché la mano io lo massaggio, lo faccio penetrare, capito? E cioè io personalmente con la mia mano lo posso, il pennello devi premere,
capito? A seconda del, allora non è, è più indicato con le mani, cioè è più indicato. Vorrei ripetere perché forse non si è sentito bene, cioè è una questione di preferenza in realtà, no? Paolo preferisce tastare, quindi sempre quel livello di sensorialità, tastando direttamente con i polpastrelli riesce a sentire maggiormente l'efficacia della penetrazione del talco dentro alla pelle ancora aperta, no? Preferisce utilizzare questa tecnica. Comunque siamo nella terza fase della rasatura. È più umano, hai capito? È più umano, cioè il pennello serve per insaponare, per picchiare sul pelo, per dargli il massaggio. Invece quando hai la pelle è un senso maschile, hai capito? Cioè non è la donna che devo mettere il farlo, hai capito? Poi credo che la piacevolezza anche per Luca Di Naro, poi glielo chiediamo direttamente, sia onestamente maggiore, no? Certo. Questo massaggio è un rito delicato, maschile, certo. Bella, questa del rito maschile è molto molto bella, no? Ecco, adesso passiamo invece a un momento altrettanto piacevole, ma che ci porta verso la fine della rasatura. Siamo al panno freddo. Perché il panno freddo? Perché appunto ci introduce verso la conclusione della rasatura e diciamo così, è l'inizio dell'idratazione della pelle. La pelle è stata stressata, la pelle ha bisogno di rigenerarsi e il freddo aiuta a chiuderne i pori e inizia il processo di idratazione. Questa tecnica qua del polotalco, no? E del freddo, succede, può succedere che con il rasoio, quando tu fai la barba con il rasoio, irriti un po' di più la pelle. Allora ci sono quei puntini che escono fuori con un po' di sangue, ma non è niente, cioè non è una sgranatura, è il contatto con la pelle con la lama. Allora con il borotalco, questo trucco che lo facevano gli anziani barbieri, serve per dare si chiude quel piccolo foro che è stato fatto dal rasoio, dal passaggio della lama, hai capito? Poi con l'impatto freddo cosa fai? Chiudi, ormai il foro si è riempito di borotalco, si ammorbidisce la pelle e automaticamente chiudendo tu sei a posto di togliere tutto il rossore e non hai nessun più una fuoriuscita di quel poco del sangue che non c'è stato, però può succedere, se la stressi un po' di più, perché poi dipende dall'angolazione che tu gli dai dal rasoio, dipende da come tu muovi il polso, hai capito? Perché e adesso c'è il famoso massaggio con la sterletta. Adesso con il balsamo dopo barba, ovviamente non la stresso, ok? Perciò gli do questi colpettini per farla penetrare e mi fermo solo quando ormai è tutto penetrato, ormai. Adesso chi vuole toccare il viso di Luca per vedere la morbidezza, per almeno vi rendete conto diciamo, il passaggio tra gli impacchi, le creme, il polotalco e l'impacco caldo e l'impacco freddo, ti rendi conto che cosa lascia il viso. Prego. Voilà. Ma sei addormentato? Mezzo addormentato. Ancora ero vigile.
grazie Luca. Grazie a te che mi ha fatto rilassare un pochettino. Hai capito? Sapevi, lo sai. Allora, visto che sto in casa Omega, oggi provo un pennellino che non ho mai visto. Ci facciamo un bel montaggio. Caffè crème, quindi italiano, italianissimo. Allora, c'è a disposizione addirittura l'acqua qua per fare il mio montaggio. Vediamo un po'. So cose che capitano tutti i giorni, eh. No, io vado ormai sul sintetico, tu lo sai, no? Allora, cioè l'acqua è logicamente freddina. Facciamo una bella prova, va, con l'acqua fredda. Uno dei tanti test che faccio quando provo un sapone. Vediamo che succede, va. L'acqua fredda. Proviamo. Anche se già mi sono fatto la barba, ci provo in qualche maniera. Servirebbe uno specchio così a casa. Bello, bello grande. Allora, anche un cameraman così. Magari. Io tutto accroccato sul mobiletto, ho sempre paura che cada qualcosa. Allora, veramente è una piuma sto pennello. Goccettino di acqua, come al mio solito mi sciacquo pure le mani perché sennò divento Babbo Natale. Allora, se va verso la stazione a piedi, sono le 2:30 del pomeriggio. È stata una bella esperienza, soprattutto l'ultimo giorno, perché c'è stato più movimento e tante voi sono passati. E spero che vi abbia fatto piacere scambiare anche un saluto con me. Scusate se ero sempre preso su uno stand e un altro, ma funziona così. È stata una bella esperienza come al solito. C'ho il fiatone perché devo fare 3 km a piedi, non so tanti, ma il bagaglio che c'ho dietro, insomma, se fanno sentire. E vi ringrazio e magari ci rivedremo il prossimo anno al Cosmo. Hai capito? Sapevi? Non lo sai.